abbiamo accertato come venivano immessi sul mercato e quindi condizionando i concorsi pubblici tutta una serie di titoli, di diplomi, di master e di attestazioni che consentivano a soggetti che non avevano mai frequentato i corsi di ottenere questi titoli per superare tanti ragazzi che invece quotidianamente si impegnano per poter entrare nel mondo del nel mercato del lavoro e venivano sopravvanzate da questi soggetti. Quindi questa era un'associazione per delinquere, abbiamo sequestrato 19 società che venivano utilizzate proprio per rilasciare queste false certificazioni e sono stati tratti in arresto 10 soggetti, 8 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, ce ne sono altri 13 di indagati, ma è un'indagine che è solo all'inizio perché dovremo accertare quante certificazioni, addirittura in un'intercettazione parlano di 20-30 mila dal 2014 di attestati che sono stati rilasciati in modo falso andando a appunto a drogare il mercato dei concorsi pubblici, in particolare dal 2019, da quando queste attestazioni, una volta venuta meno la necessità dell'abilitazione per entrare nella scuola, erano utili per poter sopravanzare nelle graduatorie a altri soggetti. Adesso a valle bisogna andare a vedere quanti sono questi certificati, quanti sono i soggetti che se ne sono avvalsi per entrare nel mondo del lavoro e quindi andare a verificare poi se c'è qualcuno che ha frequentato realmente i corsi per evitare di danneggiare anche chi magari, pochi per la verità rispetto al volume degli altri, ha frequentato realmente i corsi. Stamattina abbiamo, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto solo oggi nella disponibilità degli indagati 700.000 euro. Forse il Ministero dovrebbe cercare di stringere sui controlli rispetto a questi istituti in modo da evitare che anche chi lo fa regolarmente, lealmente, poi possa essere in qualche modo condizionato da questo tipo di attività.